Ciao a tutti, benvenuti nel mio nuovo video. Oggi siamo alle prese con la nostra 125 LX che all'improvviso mi ha lasciato piedi e adesso andremo a vedere che cosa può essere successo. Allora, come vi dicevo, sono alle prese con la mia Vespa 125 LX e perché all'improvviso mi ha lasciato piedi e aprendo il vano sella ho constatato una cosa che prima o poi mi aspettavo, ma non avevo ancora fatto caso. I tubi dove arriva la benzina, questi qua praticamente, si sono troncati. Talmente si sono seccati, giustamente da tanti anni la Vespa, si sono seccati e induriti, e in più secondo me gli è caduto anche un po' di acido col tempo della batteria. Quindi sono da sostituire. E è sicuramente quello lì. Se non arriva benzina, abbiamo finito i giochi. Adesso abbiamo, diciamo, staccati i tubi rotti mezzi marci là. Questo è il nostro filtro benzina, questo qui che vedete con i bebecucci, quello lì, questo è il filtro che va dentro e va dentro al serbatoio, dentro c'è un filtrino e filtro benzina, insomma. E niente, adesso sfiliamo questo copri tubi, diciamo. Vediamo un attimino. Ok. Quello poi lo mettiamo a posto. E sì, come vi dicevo prima, come vedete, sono proprio, cioè, a parte il foro che è inesistente perché era molto più largo quando era nuovo. E niente, adesso andiamo a sostituire, vediamo il giro che fa, che è questo, che arriva fino qua. Niente, vedete, un tubo arriva qua al carburatore. E adesso andiamo a sostituirli. Allora, abbiamo collegato da una parte i due tubi, questo con la sua. Ovviamente con la sua fascettina lì, come vedete, tubo nuovo, un'altra cosa, morbido. E dentro il diametro comunque, essendo nuovo, è chiaro che non è otturato come quello vecchio. Poi abbiamo messo quest'altro tubo qua, questo, che va sempre alla pompa della. No, scusate, al filtro della benzina, dove escono poi fuori i due pirolini che vi ho fatto vedere prima, che sono questi qua, quei due lì che vedete, che adesso andremo a montare anche l'altra estremità del tubo. Dopodiché proviamo a accendere la Vespa e capire se funziona, ma dovrebbe essere per forza quello lì perché era troncato il tubo, quindi se non arriva la benzina, come ho detto prima, non può andare. Ok, allora abbiamo attaccato anche i nostri due tubi lì, come potete vedere, abbiamo risistemato tutto, tubi nuovi. E niente, adesso faremo la prova del 9, diciamo, capire se si accende perché non andava più, ovviamente. Proviamo. Tiriamo giù qua.
Al primo colpo poi. Fantastico. Ok. Perfetto, il problema era proprio quello. Eccoci qua, problema risolto. Come avevo constatato ero nei tubirotti, quindi consiglio a tutti di dare un'occhiata, chi è proprietario di qualche Vespa, moto o qualsiasi motore, insomma, di guardare anche i tubi della benzina che siano sempre in ottimo stato. E grazie dell'attenzione, al prossimo video. Ciao!